Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento bisettimanale. Eh, non posso eh, oggi eh, non aprire con la, la notizia boom che tiene impegnati tutti i giornali, i media di questi giorni, cioè le votazioni che si sono svolte in Catalogna. In Spagna, e quindi la Catalogna è una regione viene considerata la più ricca della Spagna, che chiede di staccarsi dal, um, dallo Stato spagnolo. E, ebbene, abbiamo visto uh, delle scene eh, dove la polizia è intervenuta in modo brusco, molto violento, sparando um, proiettili di gomma sulla gente. E inerme sui, sugli anziani, sui bambini, e questo ha indignato molto. Ma eh, d'altronde eh, lo Stato centrale, eh, la forza, non può, che, eh, tener, non può che agire in questo modo, non può permettersi che un pezzo di eh, territorio se ne vada da quella unità eh, che viene. Eh, sancita no? dalla Costituzione spagnola, l'unità che poi è lo stesso anche in Italia, cioè l'articolo 5 della Costituzione, se tutti lo leggono, viene dichiarata eh, uh, 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 l'Italia uh, unica e indivisibile, no? per cui eh, se eh, qualcuno volesse fare la stessa cosa, cioè un referendum tipo uh, in Catalogna, si troverebbe nella stessa, uh, stessa situazione. Quello che è il punto di riflessione è questo. E le piazze, abbiamo visto le piazze gremite di persone e di, soprattutto di, anche di lavoratori. I lavoratori sono stati chiamati a, a, ad essere dei partigiani, cioè part, partigiano vuol dire essere di parte, cioè lottare per una parte, o per lo Stato dell indipendente della Catalogna o per lo Stato spagnolo. In realtà i lavoratori, i proletari, non devono eh, patteggiare per nessuno, non devono essere partigiani per nessuna fazione. I proletari sono, devono lottare per loro, per le, migliorare le loro condizioni, per cambiare completamente eh, questo eh, sistema sociale di produzione. Lo dice lo stesso Marx nel programma di Gotha. No, mentre, ci sono, uh, mentre aumentano i mezzi di produzione, quindi anche, ci sarebbe la possibilità di stare meglio tutti. Abbiamo da una parte la, un aumento della ricchezza, mentre dall'altra c'è un aumento della povertà. E, e dice: finora queste storie, questa storia è sempre andata avanti: no? che, che chi lavora è il più povero, mentre ehm, eh, chi non lavora e che detiene i mezzi di produzione. È ricco quindi diceva eh, lui dice bisogna dimostrare concretamente come nella moderna società capitalistica si sono finalmente costituite le condizioni materiali che abilitano e obbligano parla di obbligano gli operai a spezzare questa maledizione sociale eh, io invito tutti ad andare a, a, a rileggersi il programma di Gota, che lo potete trovare su, anche su www.quinterna.org e leggerlo oh, molto attentamente. E, eh, capirà che eh, schierarsi come lavoratori eh, o da una borghesia o dall'altra, perché in realtà l'autonomia catalana non chiedeva l'abolizione di Gota, chiedeva un'autonomia perché così. Abbiamo la possibilità di gestire i nostri soldi, abbiamo la possibilità di eh, autonomamente di decidere del nostro futuro, ma non ha mai detto, noi vogliamo un sistema sociale dove i mezzi di produzione sono socializzati, dove vogliamo l'abolizione del lavoro salariato, dove vogliamo che i mezzi, eh, il come e cosa produrre eh, sia sociale no non ha mai chiesto questo e se ne guardano bene di chiedere questo no? eh, è un po come dice in altro modo anche fra un po no? eh, in veneto saremmo chiamati mi sembra il 22 a votare per l'autonomia del veneto no? più autonomia nel senso di decidere che eh, cosa che i soldi rimangano qui, non vadano a Roma, un po' come la gestione delle autonomie eh, locali. Può sembrare, eh, le regioni autonome, può sembrare un vantaggio per i lavoratori, sì, magari avremo più briciole, avranno, avremo più briciole in cambio, ma briciole avremo, perché eh, quando ci verranno a dire, eh, beh, adesso che abbiamo autonomia, l'autonomia, dobbiamo lavorare di più perché le merci prodotte da voi operai... Le, quindi le merci mie come padrone, come datore di lavoro devono essere concorrenziali nei confronti degli altri per cui dovete lavorare di più, dovete sacrificarci sacrificarvi, no? eh, loro dicono sacrificarci, ma in realtà del loro profitto non, uh, non, non rinunciano mai e quindi, di conseguenza ehm, le nostre condizioni di lavoro. Eh, sarebbero comunque peggiorate, ma comunque, anche se migliorassero leggermente, non cambierebbe il sistema sociale. E questo non lo dico perché io sia. Di, eh, del partito eh, articolo 1, del PD, eccetera. No, questi non hanno nient'altro, no, non hanno niente a che fare con, con questo modo di pensare. Questi sono semplicemente schermagli all'interno degli stessi partiti borghesi no, che dicono non andate a votare, perché così poi loro hanno la possibilità di eh, mediare con eh, il potere. In realtà, no, io. Eh, e la classe operaia ha tutto un altro modo uh, di vedere dove eh, la socializzazione dei mezzi di produzione è il fondamento um, che deve governare eh, il modo di comportarsi eh, dei lavoratori. Di fronte a questo una notizia, questa era la prima, la notizia volevo um, commentare quindi di, di, eh, di conseguenza. È, è apparsa sul manifesto del 28 settembre che parlava eh, della riunione dei G7 che poi si, si, svolge, si sta svolgendo in questi giorni sull'industria 4.0, quale futuro per il lavoro, e porta un articolo tradotto della sociologa, politologa della Berlin School of Economics and Love, una certa Birgit Machakov. Dove parlava de, dove eh, scriveva e, e portava un po' in Germania come si vive questo discorso de, ehm, dell'industria dell 4.0. 4.0 lo dico per gli ascoltatori che eh, non lo sapesse, è quella della introduzione massiccia della tecnologia all'interno dei posti eh, di lavoro. Ebbene da una parte le inizia dicendo che comunque. Eh, le organizzazioni sindacali tedesche sono favorevoli a questa in, uh, introduzione della uh, tecnologia nuova nei posti di lavoro perché andrebbe a diminuire la fatica del lavoro, i lavori ripetitivi eccetera, mentre da una parte rileva questo che dice eh, la tecnologia digitale viene impiegata uh, uh, sul proprio posto di lavoro e la metà degli intervistati, dei lavoratori tedeschi, si lamenta di un aumento dei carichi di lavoro a causa della digitalizzazione e poi i risultati eh, sono, sono questi. E, ma non solo, eh, riporta eh, quanti, eh, quanti posti di lavoro andrebbe, andranno persi con, con, con l'introduzione della della nuova tecnologia anche se le organizzazioni sindacali dicono che eh, questi posti di lavoro che sarebbero persi, eh, andrebbero recuperati in altri settori dell'automatizzazione. Però il fondamento di queste organizzazioni sindacali, ma, e quindi qui vediamo che eh, le organizzazioni sindacali ormai sono la stampella di questo potere, porterebbe a avere le merci concorrenziali nei confronti eh, delle, altre, eh, delle, altre, mh, delle altre nazioni. Secondo il sondaggio lanciato dal gennaio 2016 del World Economist Forum, i robot, l'automazione dell'intelligenza artificiale potrebbe costare 5 milioni di posti di lavoro nelle grandi aziende delle 15 principali economie del pianeta. La maggior parte dei posti di lavoro che si troveranno in, si troveranno in pericolo sono i lavori d'ufficio. E in ambito amministrativo ma anche le mansioni a bassa e alta qualificazione nel settore manifatturiero e delle costruzioni potrebbero essere profondamente colpite quindi tutti i settori potrebbero essere ehm, colpiti ma a fronte di, ehm, di questo aumento della capacità produttiva quindi eh, ne potrebbe giuire tutta l'umanità uh, di, uh, di questa cosa, in realtà i lavoratori la vedono come nemica, la vedono come nemica perché la vedono che, ehm, che sottrae ehm, il, 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 il lavoro e sappiamo che per l'operaio, per ehm, il salariato, sarebbe giusto dire, il salariato, il, il posto di lavoro è fonte di vita. Perché con eh, il salario eh, do, do, ehm, noi viviamo, no? che è semplicemente quella parte che viene restituita dal datore di lavoro per il mantenimento della nostra forza lavoro e per poter rigenerare in continuazione la nostra capacità eh, di, eh, di lavorare. Ebbene, e a fronte di questo noi rifiutiamo, no, la, la noi come salariati rifiutiamo la tecnologia, ma perché ben sappiamo che la tecnologia è in mano a, um, a chi ha i mezzi di, di produzione, ed è quella classe, ehm, della classe eh, borghese. Io volevo leggervi eh, cosa dice a proposito della tecnologia, Carlo Marx: il lavoro salariato e capitale: dice che eh, Attendete un attimo, ecco. Di tutta la massa di prodotti da essa fabbricata, sarebbe la classe operaia. Alla classe operaia ne viene restituita solo una parte, e come abbiamo visto, l'altra parte che la classe capitalistica trattiene per sé o tutt'al più deve ancora dividere con la classe dei proprietari fondiari diventa sempre maggiore ad ogni nuova invenzione, ad ogni nuova scoperta, mentre la parte che tocca la classe operaia, calcolata per testa, o aumenta lentamente e in modo insignificante, quindi vuol dire anche aumenta nel senso dei, dei salari, aumenta uh, in modo insignificante, può anche aumentare, o non aumenta affatto e in tale circostanza può persino eh, diminuire. Ma questa successione sempre più rapida di invenzioni e di scoperte, questo rendimento del lavoro umano che aumenta di giorno in giorno in misura sinora inaudita, fa sorgere infine un conflitto in cui l'odierna economia capitalistica deve perire. Da un lato ricchezze incommensurabili e una sovrabbondanza di prodotti che i compratori non riescono ad assorbire. Dall'altro lato, la grande massa della società pluritalizzata, trasformata in salariati, è resa perciò incapace di appropriarsi quell'abbondanza di prodotti. La scissione della società in una piccola classe smisuratamente ricca e in una, nuova, una grande classe di salariati nulla tenenti fa sì che questa società soffoca nella sua stessa sovrabbondanza mentre la grande maggioranza dei suoi membri è appena protetta e spesso non lo è affatto dall'estrema indigenza. Questo stato di cose diventa di giorno in giorno più assurdo e più inutile. Esso deve venire eliminato, esso può venire eliminato. Un nuovo ordine sociale è possibile, nel quale spariranno le attuali differenze di classe e nel quale, forse dopo un breve periodo di transizione, un po' travagliato, ma ad ogni modo molto utile dal punto di vista morale, grazie allo sfruttamento secondo un piano e all'ulteriore sviluppo delle esistenti immense forze produttive di tutti i membri della società, ad un uguale obbligo al lavoro corrisponderà una situazione in cui anche i mezzi per vivere, per godere la vita, e per l'educazione e lo sviluppo di tutte le facoltà fisiche e spirituali saranno a disposizione di tutti in modo uguale e in misura sempre crescente. Ecco il vero nocciolo del problema. Né la Catalogna né il Veneto indipendente prospettano questo cioè la riduzione dell'orario di lavoro, la socializzazione della produzione, quindi patteggiare per uno o per l'altro, essere partigiani come lavoratori della borghesia nazionale o della borghesia veneta, eh, non è il nostro compito. Che ci sia il, il padrone ven, che parla in Veneto, che ci dice di lavorare di più, o che il padrone sia di origine pugliese o... O, o romana che ci dice abbassate la testa e producete di più perché così ehm, abbiamo la possibilità di essere concorrenziali nei confronti delle altre merci prodotte da altri lavoratori non fa parte eh, della nostra storia io oh, con questo oh, eh, concludo ma concludo oh, facendo questa uh, riflessione riflessione dove eh, molti noi lavoratori, soprattutto la classe lavoratrice, perché è la classe in maggioranza, abbiamo, abbiamo, avete sentito cosa scriveva Marx circa eh, 100, eh, del, eh, 150 anni fa, no? quindi si tratta della situazione eh, odierna, cioè un polo piccolo. Sembra sentire Wall Street, occupi Wall Street l'1% che governa il 99, l'1% opulento che scoppia di, eh, di prodotti creati dal 99% che sta eh, morendo di fame. Per cui tutti, e qui diciamo la massa, tutti ci tirano la giacchetta per essere da una parte o dall'altra. Riflettiamo su queste cose. Dobbiamo essere partigiani per una fazione, per l'altra. O dobbiamo invece lottare per la nostra fazione, cioè per la classe operaia, per un mondo io dico sempre classe operaia perché eh, forse ho un, ehm, ho un difetto, no? Di eh, derivate dal lavoro che faccio. Ma la classe lavoratrice, la classe salariata ha un compito ben diverso, ha un obbligo, come dice Max, diverso. Di avere una società diversa, dove c'è la socializzazione della produzione, dove attraverso un piano di produzione in armonia con l'ambiente soddisfare i bisogni della specie umana. Ecco, vi lascio con questa riflessione a risentirci fra 15 giorni. Ciao a tutti.